qui dopo la definizione di limite, questa sarà la seconda definizione più importante del corso, la terza sarà poi quando andremo a definire l'integrale. Abbiamo definizione f da e a valori in r, con 0 è un punto di e e di accumulazione. Quando faremo nel corso di analisi 2, quando faremo le funzioni di più variabili, prenderemo direttamente un insieme aperto x con 0 appartenente ad a, perché tutti i punti negli aperti sono interni ma sono anche di accumulazione. In R1, in R non è necessario, possiamo prendere un punto, sempre un punto di e, ma di accumulazione per e. Allora, si dice che F è derivabile nel punto x con 0 se e solo se, per definizione, esiste un limite per x che tende a x con 0 di quello che si chiama il rapporto incrementale, cioè di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x. Questo limite deve esistere finito, quindi non può fare, cioè se diverge non va bene, non è derivato. Si dice, si chiama derivata di f in x con 0 il valore l, cioè si pone f' x con 0 uguale al limite di x con 0 praticamente la definizione l'ho scritta due volte, però l'ho voluto fare per sottolineare il fatto che la derivabilità sarà il fatto che il limite esiste sia finito, poi questo limite che esiste ed è finito si chiamerà derivato. Chiama derivata della funzione f in x con 0. I simboli per indicare la derivata ce ne stanno tanti. Si può scrivere df in dx calcolato in x con 0. Si può scrivere df calcolato in x con 0. Si può scrivere f' in x con 0. E ci sta anche qualche altro simbolo, ma sono più marginali. Ok, quindi se vi ricordate, quando una cosa ha più nomi vuol dire che è importante. Da dove nasce questa definizione? È una definizione, uno potrebbe dire come tale, vabbè, basta, l'imbarco, finisce. Però se ci andate a far caso, nasce esattamente da questa esigenza qua. Perché se io voglio questa informazione qua, porto f di x con 0 a sinistra e ottengo questo. Quando vado a dividere per x meno x con 0, ho un pezzo che vale m e l'altro pezzo che tende a 0. Quindi, se io voglio quel tipo di informazione che c'era scritta qua prima, mi deve esistere questo limite che deve fare m. Quindi, adesso io farò il contrario, dico, per definizione questo limite, qua l'ho chiamato L, no? Questo limite si chiama derivata della funzione f di x con 0. Se esiste questo limite, chiamiamolo M, è meglio, così ci troviamo con la notazione coerente con quella di prima. Però il limite lo chiami come ti pare, non era sbagliato prima. Però se questo limite fa m, dal fatto che questo fa limite faccia m, posso tornare indietro e scrivere quell'informazione di prima? La risposta è sì, però quello lo vedremo con più calma, perché
dobbiamo ancora definire bene gli infinitesimi, eccetera. Adesso faremo un quadro, diciamo, di conseguenze di questa definizione un po' più standard, poi quello là lo riscriveremo, ma non oggi, lo scriveremo lunedì. Chiaro? Quindi, effettivamente, questo fatto che il limite faccia m equivale a questa informazione qua. Equivale a questa informazione. Però, ripeto, lo dimostreremo nel dettaglio lunedì. Una freccia già l'abbiamo vista, se vale questa informazione, quel limite vale m. Dobbiamo vedere l'altra lega. Però, visto che anche l'altra implicazione è semplice, non è che ci sia niente di complicato, soltanto che voglio farla quando avremo con precisione parlato di infinitesimi, avremo dato le definizioni precise. Torniamo a questa definizione. Quello che mi interessa in quest'ora è fare un po' di esercizi sui limiti, cioè quello è un limite, no? Chi è la derivata? Il limite del rapporto differenziale. Si può scrivere anche in un altro modo, eh? Si può scrivere anche così. F' di x con 0 è il limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Perché si chiama rapporto incrementale? Perché è il rapporto tra l'incremento della funzione e l'incremento della variabile indipendente. Incremento su incremento, quindi rapporto incrementale. Ma si può anche scrivere come il limite, se x meno x con 0 lo chiamo t, allora ottengo t che tende a 0, f di x con 0 più t meno f di x con 0 fratto t. Questo è un altro modo di scrivere, è completamente equivalente, basta porre t uguale a x meno x con 0 o x uguale a x con 0, ok? È un semplice cambiamento di variabile nel limite, ok? Ora quello che vogliamo vedere adesso sono un minimo di proprietà, cioè come si comporta questa definizione rispetto alle proprietà algebriche, cioè per esempio la derivata della somma si può fare, come si fa? Oppure anche ci comporterebbe sapere che se la funzione è derivabile anche continua, ok? Perché abbiamo appena detto che quella informazione era meglio di quella delle funzioni continue, vorremmo sapere se la funzione è derivabile anche continua. Poi il limite di somma differenza prodotto e rapporto lo facciamo prima in generale, perché? Perché ci aiuterà a fare gli esercizi in particolare. Cioè adesso, una volta trovate le formule per la derivata di somma, prodotto, rapporto e differenza, andrò ad esaminare tutte quelle funzioni, alcune di quelle funzioni, perché poi ci vuole pure la derivata della funzione composta o della funzione immersa. Però alcune di quelle funzioni elementari che abbiamo ripassato andrò a esaminarle a vedere se sono derivabili e vedrò che praticamente tutte sono derivabili. Ok, allora cominciamo a vedere. Allora, proposizione: se f è derivabile in x con 0, allora f è continuo in x con 0. E viceversa, non è vero in generale. Cioè l'indicazione è derivabile implica continua, continua non implica derivabile. È chiaro che ci sono 500.000 funzioni derivabili e continue, poi ci stanno anche funzioni continue, ma non derivabili.
Allora, dimostrazione. Allora, noi sappiamo che la funzione è derivata. Andiamo a fare questo limite. Limite per x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0. Per dire che la funzione sia continua, questo limite deve fare 0. Se trovo che questo limite fa 0, la funzione è continua. E il punto x con 0. Ma io posso scrivere questo limite, se vi ricordate, per x che tende a x con 0, quando faccio il limite, il valore x con 0 non viene preso in considerazione, quindi posso dividere per questa quantità e moltiplicare per questa quantità, perché tanto x con 0 non si prende in considerazione, quindi questa quantità è sempre diversa da 0. Ma io che cosa so? Che il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti. Quindi qua mi viene il limite del rapporto incrementale per il limite ora questo limite, il primo limite fa m, il secondo limite fa 0, m per 0 fa 0, il limite del prodotto è uguale al prodotto, quindi se è derivato è sicuramente continua. Adesso, per vedere che il viceversa non è vero, consideriamo ora la funzione f di x uguale valore assoluto di x e prendiamo x con 0 uguale a 0. In questo punto noi sappiamo che la funzione è continua dappertutto, quindi è continua per t, che in 0 l'abbiamo visto proprio, abbiamo controllato, il limite da sinistra fa 0, il limite da destra fa 0, la funzione fa 0. Adesso andiamo a fare il limite per x che tende a 0 di x meno valore assoluto di x fratto x meno 0. Allora, se lo faccio da sinistra, cosa posso dire? Chi è il valore assoluto di x? Allora, sotto c'è x, perché x meno 0 fa x. Chi è il valore assoluto di x? Scusate, qua devo fare valore assoluto di x meno 0. Chi è il valore assoluto di x? Allora, devo fare f di x meno f di x con 0 meno valore assoluto di 0, se volete. Allora, chi è il valore assoluto di x? A sinistra, se vi ricordate, a sinistra è meno x. Qua mi viene meno x, meno x meno 0 fa meno x, fratto x, questo limite fa meno 1. Se lo faccio dalla parte destra, qua mi viene x su x che fa 1. E allora che vuol dire? Che il limite sinistro fa meno 1, il limite destro del rapporto incrementale fa 1, e allora questo limite non esiste. Diremo poi, quando differenzieremo, che questa funzione possiede la derivata sinistra e la derivata destra. La derivata sinistra fa meno 1, la derivata destra fa 1, la derivata destra. È un po' come il discorso del limite a salto, no? Della discontinuità a salto. Qua il limite non c'è. Perché il limite al porto di gravità da sinistra fa un valore, da destra fa un altro valore. Quindi questo qui è un esempio, quindi questo conclude la dimostrazione di questa proposizione. È un esempio di che cosa? È un esempio molto semplice di una funzione che è continua ma che non è derivabile. La funzione valore assoluto di x in 0, cioè il puntacoloso, poi lo chiameremo puntacoloso, non è derivabile. Che non è derivabile, ho visto, ho fatto il linea rapporto incrementale, non c'è. A norma di definizione non è derivabile. Adesso andiamo a vedere le proprietà algebriche. Le proprietà algebriche, poi ci fermiamo e cominciamo a vedere un po' di funzioni, se sono derivabili o no. Mi faccio proprio uno specchietto di derivabili. Ok.
Proposizione. Siano F, G definite su E a valori in R, x con 0 appartenente ad E è di accumulazione per E. Poi supponiamo che esistano la derivata di F in x con 0 e la derivata di G in x con 0. Allora, abbiamo tre cose da dire. Prima, la derivata della funzione lambda f più mu g calcolata in x con 0 viene lambda f di x con 0 più f primo di x con 0 più mu g. Questo per ogni lambda e mu appartenenti a f. Per esempio, se mettete lambda e mu 1 e 1, la derivata della somma è uguale alla somma delle derivate. Se mettete 1 e meno 1, la derivata della differenza è uguale alla differenza della derivata. Questa qui si chiama combinazione lineare, no? Lambda f più mu g, l'abbiamo già accennato qualche volta. Quindi la derivata di una combinazione lineare di f e g è uguale alla combinazione lineare delle derivate. Cioè, lambda e g si portano fuori e in più si portano. Quindi questo è il primo risultato. Che contiene in sé sia la somma che la differenza. La derivata, la somma, la derivata. Secondo, la derivata della funzione prodotto nel punto x con 0 esiste, però si fa con una formula che non è quella che magari verrebbe in mente intuitivamente. Cioè si fa f' di x con 0 per g di x con 0 più f di x con 0 per g' di x con 0. La derivata del prodotto si fa, però si fa la derivata della prima per la seconda non derivata più la derivata della seconda per la prima non derivata. Terzo e ultimo, se g di x con 0 è diverso da 0, se no non posso fare il rapporto, allora, se, allora posso fare anche la derivata di f su g nel punto x con 0. Questa come si fa? Sotto ci si mette g quadro di x con 0, sopra si mette f primo di x con 0 per g di x con 0 meno g primo di x con 0 per f. La riscrivo qua, più grande. La riscrivo qua. E la derivata del rapporto è uguale al denominatore al quadrato. La derivata del numeratore e il denominatore non derivato meno stavolta la derivata del denominatore e il numeratore non derivato. Ok? L'ho riscritta qua, la foto. Oh, uno potrebbe dire ma sei sicuro che ti serve solo questa ipotesi? Perché io, tu sai solo che la g è diversa da 0 in x con 0, come fai a fare rapporti? Se dall'altra parte si annulla, come fai a fare rapporti tra il limite e tutte le cose? Sono sicuro, perché se questa è diversa da x con 0, in x con 0 è diversa da 0, per il teorema della permanenza del segno è diversa da 0 in tutto un intorno, in quanto è una funzione continua. Ricordate, se è derivabile anche lui. Allora, il rapporto si può fare in tutto l'intorno, se si può fare in tutto l'intorno si può fare il limite del rapporto incrementale, si va a fare il limite e si vede che il limite viene quello che viene. Adesso questa cosa dovremmo avere il tempo di farla, ci abbiamo più di 20 minuti, la facciamo tranquillamente. Allora, dimostrazione. Chi è la derivata di lambda f più mu g derivata in x con 0? Questa non è altro che il limite per x che tende a x con 0
di lambda f più mu g calcolato in x meno lambda f più mu g calcolato in x con 0 fratto x meno x con 0. Rapporto incrementale, funzione in x meno funzione in x con 0 fratto x meno x con 0. Ma questo chi è uguale? Questo è uguale al limite che x che tende a x con 0 di lambda f di x più mu g di x meno lambda f di x con 0 più mu g di x con 0 tutto fratto x meno x con 0. Ma questo è uguale al limite che x che tende a x con 0. Limite della somma è uguale alla somma dei limiti. Somma di che? Primo pezzo prendo questo meno questo diviso questo. Quindi faccio lambda per f di x meno x con 0, f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0. Più l'altro pezzo è il limite per x che tende a x con 0 di mu per g di x meno g di x con 0 fratto x meno x con 0 uguale. Allora, le costanti si possono portare fuori dai limiti, quindi la costante lambda passa fuori. Questo è esattamente il rapporto incrementale della f, quindi lambda, cosa mi viene? Mi viene lambda per f' di x con 0. Da quest'altra parte mi viene la costante mu si porta fuori, mi rimane il rapporto incrementale della g, quindi mi viene esattamente mu per g di x con 0. Quindi la prima proprietà è stata dimostrata. Andiamo a dimostrare le altre due. Quindi la derivata rispetta le combinazioni lineari, cioè la derivata è la somma delle derivate, la derivata è la differenza della derivata, la derivata è di 3f più 2g e 3f' più 2g'. Adesso andiamo a fare la derivata del prodotto. Anche qui non si tratta di un esercizio particolarmente difficile, perché cosa devo fare? Chi è la derivata del prodotto? Se esiste, ovviamente, è il limite per x che tende a x con 0 del rapporto incrementale del prodotto, quindi f per g calcolato in x con 0 meno f per g calcolato in x meno f per g calcolato in x con 0 fratto x meno x con 0, cioè il limite per x che tende a x con 0 di f per g calcolato in x significa f di x g di x meno f di x con 0 g di x con 0 fratto x meno x con 0 uguale. Adesso facciamo il solito trucco, solito perché già l'abbiamo usato nei limiti di successione, per dimostrare che il limite del prodotto era quadro tenente. Cioè, vogliamo aggiungere al numeratore qualcosa, aggiungere e sottrarre. Allora, qual è la regola? Che bisogna aggiungere qualcosa che assomiglia un po' a questo qua, un po' a questo qua. Quindi, cosa facciamo? Limite per x che tende a x con 0 di f di x g di x meno f di x g di x con 0 per esempio, poi riaggiungiamo più f di x g di x con 0 fratto x meno, poi ci stava meno f di x con 0 g di x con 0 poi tutto era diviso x meno x con 0. Questo è uguale al limite per x che tende a x con 0. Adesso facciamo il limite della somma uguale alla somma dei limiti. Qui mettiamo in evidenza f di x, qua mi viene g di x meno g di x con 0 fratto x meno x con 0. Lo scrivo così, tanto f di x lo metto in evidenza, lo metto davanti alla frazione, poi g di x meno g di x con 0 fratto x meno x con 0 più da quest'altra parte
quello che metto in evidenza stavolta è g di sconzero, ma g di sconzero siccome è una costante la posso proprio portare fuori del limite, quindi qua mi viene g di sconzero per il limite che per x tende a sconzero. Una volta messo in evidenza g di sconzero, cosa rimane? F di x meno f di sconzero fratto x meno x. Uguale, lo scrivo sotto qua. Ora, io dico che questo tende a f di x con 0 per g' di x con 0 più f' di x con 0 per g di x con 0. Allora, guardate, questo pezzo è facile, perché questo è il limite del rapporto incrementale della f, quindi tende alla derivata di f. Questa è una costante e rimane lei. Questo pure è facile, ma bisogna avere un pochino più di attenzione, perché questo è un prodotto di due funzioni. Il limite del prodotto è uguale al prodotto di linea. Questa tende a g' di sconzero e questa tende a f di sconzero. Perché? Perché f è derivabile, ma se è derivabile è anche continua. E se è continua, quando x tende a sconzero, f di x tende a f di sconzero. Chiaro? Quindi qui, mentre qui il ragionamento va abbastanza di plano, qua bisogna osservare che la funzione f, essendo derivabile, è anche continua. Ovviamente questo teorema, cioè la dimostrazione funziona tale quale, quasi, ma in maniera perfettamente analoga, se invece di aggiungere questo, aggiungo e sottrarre questo, aggiungessi e sottraessi meno f di x con 0 g di x. Soltanto che qua mi verrebbe f di x con 0 e qua mi verrebbe g di x, il ragionamento sarebbe speculato. Però, diciamo, non è importante se lo fate nell'altro modo, va bene uguale. Basta che vi ricordiate che quello dovete aggiungere e sottrarre deve essere una quantità che assomiglia un po' al sottraendo un po' a meno n. Ok? Ok. E quindi abbiamo dimostrato la regola di derivazione del prodotto. Andiamo infine a dimostrare, questa adesso la riscrivo là, mi ricavo, quindi questo fa. Fa f', fa, scriviamo in ordine, f di sconzero, c' di sconzero, più f' di sconzero. Adesso andiamo a fare la derivata del rapporto. Vedete che la seconda torna, semplicemente gli addendi sono stati scambiati, ma la somma è commutativa. Adesso andiamo a fare la derivata del rapporto. Chi è la derivata del rapporto nel punto x con 3? La derivata del rapporto del punto x con 0 si fa facendo il limite del rapporto incrementale del rapporto. Allora qua si mette f su g calcolato in x meno f su g calcolato in x con 0. Quindi qua mi viene limite per x che tende a x con 0 di f di x su g di x meno f di x con 0 su g di x con 0 fratto x meno x con 0. Qualcuno dice, ma come fai a sapere che g di x è diverso da 0? In un opportuno intorno del punto è vero per il teorema per Menzies. G di x con 0 è diverso da 0, g è continuo, è derivabile, quindi è continuo, quindi un intorno del punto x con 0 è vero. Questo diventa il limite per x che tende a x con 0 di, qua facciamo il denominatore g di x per g di x con 0 per x meno x con 0, poi qua mi viene f di x g di x con 0, quando vado a fare, no? Qua sto facendo il denominatore g di x per g di x con 0, allora mi viene f di x per g di x con 0 meno f di x con 0 per g di x. Adesso aggiungo e sottraggo limite x che tende a x con 0. Qui aggiungo e sottraggo f di x con 0 g di x con 0.
più. Ho fatto due passaggi in uno, perché sennò non c'entra nella... Adesso, oh, vedete, qua fx g disco 0 c'era, meno f disco 0 g disco 0 non c'era, ce lo devo rimettere. Quindi stavolta avrò f disco 0 che moltiplica g di x meno g disco 0 fratto x meno disco 0, soltanto col segno meno, perché vedete, f disco 0 g disco 0 si trova col più, infatti prima c'era col meno, come l'ho sottratto lo devo riaggiungere. E poi c'è meno f disco 0 g di x meno f disco 0 g di x che stava qua. Adesso quanto fa tutto questo limite? Lo scrivo qua sopra. Adesso a sinistra, poi usate il fatto che il limite è la somma dei limiti. A sinistra questo si semplifica, questo è il rapporto incrementale della f e questa è la g. Quindi quando vado a fare il limite, il rapporto incrementale mi tende a f' disco 0 su g disco 0. E l'altro è meno f disco 0 per g'. Qua ci manca sempre al denominatore g di x g disco 0. F disco 0 per g' disco 0 fratto stavolta g quadro di x con 0. Se questo non lo semplificavo, che era meglio, insomma il tutto è uguale, se fate tutta una somma, sotto c'è g quadro di x con 0, sopra c'è f' di x con 0, g di x con 0, meno f di x con 0, g' di x con 0, che era quello che volevo dimostrare. E quindi la dimostrazione è finita. Quindi, allora, queste regole sono abbastanza semplici, questi limiti sono veramente abbastanza semplici da calcolare, e abbiamo ricavato le regole di derivazione di una combinazione lineare, quindi somma, differenza, combinazione lineare, qualunque sia, prodotto e rapporto. E ripetiamo, così ce le ricordiamo. Qua si può anche dire che la derivata è la somma della somma delle derivate e che le costanti si portano fuori dalla derivata. È equivalente a dire che la derivata è una combinazione lineare. La seconda, la derivata del prodotto si fa facendo la derivata della prima per la seconda non derivata, più la derivata della seconda per la prima non derivata. Nella terza, la derivata del rapporto si fa la derivata del numeratore per il denominatore non derivato meno la derivata del denominatore per il numeratore non derivato fratto il denominatore rapporto. Queste sono le tre regole fondamentali per derivare somma, prodotto e rapporto. Ora però vorremmo capire, vorremmo applicare tutto questo. Però per applicare tutto questo, adesso faremo un paio di esempi perché abbiamo 7 minuti, sono rimasti. Però per applicare tutto questo dobbiamo ancora sviluppare un piccolo concetto, cioè quello di funzione derivata. Allora, io ho la funzione che ha x, mi associa f di x. Poi ho x con 0, ci so calcolare f prima di x con 0, se ci sta, so fare questo. Però x con 0, a parte il fatto dello 0 messo per distinguerlo da x, era un punto qualunque. Poteva essere 3, poteva essere 0, poteva essere 7, poteva essere... Quindi questa è la funzione f, è la funzione che se adesso x con 0 lo fate muovere, lo trattate come una variabile, questa funzione qua si chiamerà funzione derivata. Ovviamente siccome la variabile, diciamo, indipendente di una funzione è una lettera muta, invece di x con 0 posso richiamare x. Quindi così come ho la funzione che ha x associa f di x, così in un punto x posso andarmi a calcolare la derivata in x. Ovviamente il limite, quando lo faccio con la rapporto incrementale, lo dovrò fare
per chi che tende a x, di f di t meno f di x fratto t meno x, per esempio. Devo cambiare il nome all'altra se voglio mantenere il nome x. Se invece lo chiamo x con 0 e poi lo richiamo x, va bene come ho fatto prima, e però è la stessa cosa. Ok? Quindi f' di x con 0 è un numero, questo lo dovete sapere. F' di x, quando scrivo f' di x, probabilmente non sto parlando della derivata nel punto x, ma sto parlando della funzione derivata, cioè della funzione che prende un x, ci calcola la derivata di f sopra e, supposto che si possa fare, e mi risponde il valore f' tal quale nel punto x. Ok? Questo piccolo concetto è essenziale. Per capirlo meglio andiamo a fare un primo esempio, e come primo esempio non prendiamo la funzione più stupida del mondo, diciamo, cioè le costanti che mi danno derivata a nulla, ma andiamo a prendere direttamente un esempio un po' più complicato. Andiamo a prendere la funzione f di x uguale seno di x. Perché vado a prendere questo esempio qua? Perché è un limite che abbiamo fatto da poco. Allora, come si fa la derivata della funzione seno nel punto x con 0? Si deve fare il limite per x che tende a x con 0 di seno di x meno seno di x con 0 fratto x meno x con 0. Ma se vi ricordate, per le formule di Prost-Apelsi che abbiamo ripassato in maniera opportuna, chi è seno di x meno seno di x con 0? È 2 volte coseno di x più x con 0 mezzi per seno di x meno x con 0 mezzi. E qua ci rimane x meno x con 0. Ora però, questo 2 invece di scriverlo al numeratore lo posso scrivere al denominatore del denominatore, che è la stessa cosa. Allora vedete che questo, se x meno x con 0 mezzi lo chiamate t, qua avete seno di t su t, e t sta tendendo tranquillamente a 0. Quindi questo limite quanto fa? È un limite che abbiamo fatto l'altra volta, e fa 1. Questo invece che cosa fa? X tende a x con 0, x più x con 0 tende a 2x con 0, x più x con 0 mezzi tende un'altra volta a x con 0. Ma il coseno è una funzione continua, se l'argomento del coseno tende a x con 0, il coseno tende a coseno di x con 0. Quindi questo limite fa coseno di x con 0 per 1, e quindi viene coseno di x con 0. Quindi non è altro che il limite che avevamo già calcolato. Quindi cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che se io voglio fare la derivata della funzione seno nel punto x con 0, mi viene coseno nel punto x con 0. Ora, secondo voi, se io voglio fare la derivata della funzione seno nel punto x, cosa mi verrà? Se la faccio in x con 0 mi viene coseno di x con 0, se la faccio in x mi viene coseno di x. È chiaro questo concetto? Cioè, separate, ma diciamo, quello x stava prima, non era... No. Quando ho calcolato la derivata nel punto x con 0 è arbitrario, lo posso rinominare come mi pare. Lo rinomino x, va bene. Se non siete convinti, ve lo faccio, perché ve lo scrivo così. Lo faccio solo per questa volta, poi penso che abbiamo esaurito il tempo. Faccio seno di x più h meno seno di x fratto h. Questo è sempre il rapporto incrementale, se lo voglio calcolare in x. X con 0, x sta a posto di x con 0. L'incremento lo chiamo h, x meno x con 0, quindi qua c'ho h, qua c'ho x più h. Quindi questo qua chi è? Limite sempre per h che tende a 0, di seno meno 2, no, più 2, scusate, coseno di x più h mezzi per seno di h mezzi fratto a. Allora, questo 2 come prima lo scrivo qua, vedete, seno di h mezzi su h mezzi tende a 1,
l'altro tende a coseno di x, perché questo h mezzi tende a 0, quindi questo tende a x, quindi la derivata del seno punto x fa coseno di x. Capì? Cioè, è inutile, dire ma mi si va in cortocircuito il cervello. Non va in cortocircuito nessun cervello se lo programmi bene. La derivata di seno nel punto x con 0 fa coseno di x con 0, la derivata di seno nel punto x fa coseno. Okay. Quindi abbiamo fatto un esempio di derivata, vediamo un po'. Va bene, però ci basta.